Ecco, proprio nuovo può diventare capitale italiana del libro, E ci speriamo davvero. Dopo la notizia che abbiamo ricevuto l'altro giorno di essere tra le 5 finaliste che ambiscono a questo titolo, Laureanova ci crede e stiamo lavorando proprio per questo. Questa mattina siamo qui in biblioteca dove stiamo ultimando ancora dei lavori perché oltre al patrimonio librario, che già costava di 20.000 libri, noi abbiamo ricevuto nel frattempo tantissime donazioni che stiamo sistemando negli ultimi giorni. Prima della riapertura, si pensa in primavera, noi speriamo di riuscire a riaprire la biblioteca in tempo e perché no, anche ad ottenere questo titolo. ecco, quanti volumi ci sono all'interno Ne avevamo 20.000 nella biblioteca precedente, il trasferimento di quelli più gli altri volumi, adesso dobbiamo fare la nuova catalogazione per sapere, saranno molti ma molti di più. Sì, Tante donazioni a parte anche dei cittadini. dei cittadini che credono nel lavoro dell'assessorato alla cultura, nel lavoro che stiamo facendo per la riapertura anche di questa biblioteca e che quindi hanno deciso di donare patrimoni veramente immensi, libri anche molto antichi, proprio per andare ad arricchire, insomma, quello che è il nostro patrimonio. Ecco, all'interno di questi libri parla un po' di tutta la storia, di cosa sono di questi Beh, i libri volumi. sono sicuramente vari, varissimi, quindi parliamo sì della storia della Calabria, abbiamo anche i nostri autori calabresi e i nostri autori taurianovesi, e poi ovviamente c'è tutta la narrativa mondiale. Come è nata questa idea di fare questa biblioteca comunale? Allora, la biblioteca comunale ovviamente che c'era già ed era stata chiusa nel 2017, era un po' un colpo al cuore, quindi andava assolutamente riaperta. Nella struttura dove veniva ospitata precedentemente non era più possibile per inagibilità della struttura stessa e quindi abbiamo iniziato a lavorare per il trasferimento. Ovviamente questo crescere anche della biblioteca ci ha dato quello sprint per poter partecipare anche al bando di Capitale del Libro 2024, che è stato un po' un gioco. A luglio ci abbiamo pensato, poi abbiamo partecipato, ma sicuramente non speravamo in questo risultato. Il progetto con il quale noi ci siamo inseriti, tra le 5 finaliste è invece un progetto molto vasto, perché oltre alla biblioteca, per la quale abbiamo partecipato inserendo nuove strutture che vadano soprattutto ad aiutare chi ha difficoltà, i non udenti, i non vedenti, in modo che tutti possano fruire della biblioteca, abbiamo poi anche, inserito, diciamo, un'incrementazione di quegli eventi che noi già svolgiamo sul nostro territorio da diversi anni per migliorarli anche qualitativamente. E poi infine una parte del progetto invece va a spostarsi sulla comunicazione e sull'apertura della biblioteca verso la cittadinanza attraverso la digitalizzazione e quindi l'uso di un'app. È l'unica città della Calabria che partecipa a questo. È l'unica città della Calabria che è riuscita ad arrivare tra le finaliste, quindi incrociamo le dita, speriamo che tutta la Calabria, insomma, faccia il tifo per noi, che tutti i torinovesi facciano il tifo per la loro città. E niente, dobbiamo aspettare l'audizione del 31 gennaio in cui verremo ascoltati dalla commissione, a loro illustreremo in maniera dettagliata tutto il progetto e sicuramente faremo anche capire loro quanto ci crediamo in questa cosa e poi speriamo, insomma, nel verdetto finale di essere, perché no, la città capitale del libro 2024.